cosa avete in mente di fare? Oggi avete presentato alcune iniziative. Ma ci sono innanzitutto delle attività infrastrutturali che sono in corso con il miglior collegamento dell'università rispetto alla città. C'è una strada che tra non molto sarà aperta, che collegherà l'università con via Cavour e che sarà una notevole facilitazione per raggiungere il nostro Ateneo. Abbiamo messo anche in campo il collegamento verticale tra via Cavour e il centro storico per creare un link ideale fra l'università e il centro storico di Potenza. Poi ci sono delle azioni che noi stiamo mettendo in campo e il protocollo Unitown è finalizzato proprio a mettere in campo una serie di azioni fra comune ed università di collaborazione per la crescita reciproca. Di recente abbiamo già firmato un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università della Basilicata, in particolare l'ingegneria antisismica, per la costruzione degli alloggi, dei nuovi alloggi a Bucaletto con una tecnica costruttiva assolutamente innovativa che l'Università della Basilicata sta portando avanti e sta sperimentando sui suoi banchi vibranti dei laboratori di ingegneria antisismica. Quindi una collaborazione che da un lato realizzi alloggi assolutamente sicuri in caso di terremoto e dall'altro vogliamo promuovere l'Università della Basilicata perché venga conosciuta questa tecnologia e questa tecnica che l'Università sta promuovendo in tutto il mondo. Questi alloggi saranno oggetto di studi internazionali e noi avremo qui a Potenza studiosi che verranno a vedere questi alloggi che peraltro saranno monitorati sempre dall'Università della Basilicata in modo tale da portare in tutto il paese quella innovazione che l'Università della Basilicata è in grado di portare. Voglio ricordare che l'Università della Basilicata ha collaborato in maniera fattiva alla scrittura delle norme tecniche italiane in campo antisismico, quindi è davvero un punto di eccellenza del quale noi siamo profondamente orgogliosi e credo che basandoci sull'Università della Basilicata possiamo tendere ad invertire quel trend che pochi giorni fa lo Svimez ha proposto nel suo rapporto, un trend assolutamente nefasto per la nostra terra e per il nostro mezzogiorno, cioè una riduzione di 5 milioni di abitanti in 15 anni nel mezzogiorno e 150 mila nella sola regione Basilicata.